Si chiama Danilo Calò, ha 24 anni, è di Mesagne. Il giovane manca da casa da 5 giorni, da quando il giorno del Venerdì Santo è scomparso senza lasciare tracce. Nella trasmissione di ieri se n'è occupata anche la trasmissione Rai. Chi l'ha visto? Vediamo il servizio della nostra Agnese Pucci. È andato in onda, nella puntata dopo le festività pasquali di Chi l'ha visto su Rai 3, l'appello per la scomparsa di Danilo Calò, 24 anni, di Mesagne. È dal 6 aprile che si sono perse le tracce del giovane, che è alto 1,73 m, ha gli occhi e i capelli castani, spesso portati un po' rasati. Calò ha un segno particolare, un tatuaggio raffigurante una colomba sulla spalla sinistra. Danilo Calò è scomparso dalle 14 di venerdì 6 aprile e al momento in cui si è allontanato da casa indossava un maglioncino nero DAF, pantaloni neri con bande bianche dell'Adidas e scarpe da ginnastica rosse della Nike. I suoi familiari sono molto preoccupati perché Danilo è uscito di casa senza dare informazioni su dove fosse diretto. Con sé Danilo ha sia i documenti sia il telefono cellulare, che però una volta contattato è sempre risultato spento. Una persona vicina alla famiglia di Danilo Calò ha affermato di averlo visto domenica 8 aprile, giorno di Pasqua, nei pressi dell'ospedale Perino di Brindisi, con una ferita al volto. Il 24enne ha bisogno in questo periodo di assistenza, poiché sta affrontando un periodo molto difficile, un momento che sta attraversando forze anche perché il giovane è stato denunciato insieme ad altri due complici il 26 luglio scorso per aver incendiato il portoncino d'ingresso dell'abitazione di Luigi De Vicenti, imprenditore mesagnese che appena un mese dopo, il 29 agosto, fu oggetto di un'altra azione intimidatoria con un ordigno. Tre albanesi, due uomini ed una donna arrestati dagli agenti, o meglio dalle fiamme gialle di Brindisi, militari del nucleo di polizia tributaria. I due, li vedete inquadrati nelle foto, sono due uomini ed una donna, tutti di nazionalità albanese. Avevano perpetrato un furto in un'abitazione. I militari, dopo aver notato la presenza dei tre che con fare sospetto si aggiravano nei dintorni di una villetta al quartiere Casale, hanno deciso di effettuare un breve appostamento e dopo pochi minuti, infatti, i tre malviventi sono sbucati da un altro vicolo e sono stati bloccati dalla pattuglia della Guardia di Finanza, che ha accertato il furto e ha provveduto a recuperare gli attrezzi da scasso e l'intera refurtiva, 8.800 euro in contanti, un computer, macchina fotografica, una penna particolarmente preziosa, una Montblanc. I tre, come dicevamo, albanesi sono stati tratti in arresto e associati al carcere di Brindisi. Riapriamo la pagina politico-elettorale, ma ci trasferiamo a Fasano. Ieri sera il candidato sindaco del Movimento Culturale in Comune, Vito Bianchi, ha presentato la lista e il programma elettorale. Mariangela Boggia. Vito Bianchi, candidato sindaco al comune di Fasano con un'unica lista civica, Movimento in Comune, ieri ha presentato nel laboratorio urbano il suo programma elettorale che preferisce definire progetto e i suoi 24 candidati. Sono volti nuovi della politica fasanese che si sono voluti mettere insieme, hanno voluto mettere insieme le loro energie per dare una nuova chance, una nuova speranza al territorio di Fasano, troppo spesso amministrato e angustiato da vecchie facce e vecchi politici che ci amministrano da 20 anni. Con risultati che, ahimè, sono sotto gli occhi di tutti. In comune nasce soprattutto per proporsi come alternativa alla politica. In effetti siamo l'unico non partito in lizza per questa campagna elettorale. Siamo fieri di non essere un partito, bensì un movimento civico. Un movimento civico che ha strutturato un progetto, e ribadisco la parola progetto e non programma, un progetto per la città che si articola in decine e decine di pagine, ciascuna approfonditamente marcata su una delle tante problematiche del territorio. Quindi io invito tutti coloro che vogliano prendere consapevolezza di quello che è il nostro percorso, il nostro approccio al territorio e alla comunità fasanese e delle frazioni, ad andare sul sito www.movimentoincomune.it e a consultare il nostro progetto, che è sia consultabile in formato integrale, ed è insomma abbastanza impegnativo, sono moltissime pagine, sia in formato ridotto, quindi in pillole ci si potrà eventualmente rendere conto di quello che è lo spirito progettuale di questo movimento, un
un movimento che sicuramente ha l'età media molto bassa, un'età media molto giovane, e allo stesso tempo però è animato da grande concretezza, passione e amore per il territorio. Quali sono i punti maggiormente ricalcabili? Non si può estrinsecare, posso dire quali sono gli assi portanti dell'economia fasanese sulla quale costruire un progetto nuovo di città, che sono naturalmente un turismo sostenibile, un artigianato da rilanciare con l'innovazione adesso applicata e un settore, un comparto agroalimentare che assolutamente si sposa anche con il turismo sostenibile. Su questi pilastri credo che sarà da impostare l'economia e il futuro sviluppo del nostro territorio. Rimaniamo a Fasano per una notizia che arriva direttamente dal Senato. Il gruppo del PD, del Partito Democratico al Senato, su iniziativa del vicepresidente Nicola Latorre, ha presentato in Commissione Bilancio la richiesta di stanziamento di 300.000 euro per il dragaggio e la sistemazione del porto di Torrecanne di Fasano. Finalmente, dice Latorre, dopo 30 anni di abbandono saremo nelle condizioni di intervenire sul porto di Torrecanne, sia per consentire ai pescatori un uso adeguato del luogo, facendo anche rientrare barche ora non ormeggiate, e sia per riqualificare l'offerta turistica in questa parte del nostro territorio. La Commissione Bilancio, che ha già espresso parere positivo, perfezionerà la delibera entro poche settimane e successivamente l'atto di indirizzo parlamentare sarà recepito e reso definitivo da un apposito decreto del Ministro dell'Economia, vale a dire i 300.000 euro saranno disponibili chiaramente tra qualche settimana, tra un mese circa al massimo. Ed ora ritorniamo a parlare su una notizia che abbiamo già dato ieri, che abbiamo pubblicato sul nostro sito, ma che merita una particolare riflessione dal punto di vista naturalistico e nello specifico ornitologico. Parliamo delle 12 cicogne bianche che straordinariamente nei giorni scorsi hanno fatto tappa nel nostro territorio tra Fasano e Ostuni, interessando il Parco regionale delle Dune Costiere, ma non è la prima volta che si vedono questi esemplari rari di uccelli proprio nel Parco delle Dune Costiere. Abbiamo interpellato il presidente Ciola. Ascoltiamolo. Magnifico avvistamento delle cicogne bianche avvistate dai proprietari di alcune masserie che confinano e che parte sono anche all'interno del Parco delle Dune Costiere. Come responsabile di questo patrimonio naturalistico, io immagino il tuo entusiasmo sia mille. Un entusiasmo giustificato, ripeto, è un patrimonio che appartiene a tutta la comunità, appartiene alle comunità di Ostuni e Fasano e anche di tanta gente che viene a visitare questo parco. E la presenza delle cicogne testimoniano come sia nata, come dire, una bella realtà su questo territorio. Le cicogne portano i bambini, portano sempre buone notizie e quindi questa realtà è una realtà positiva, che è ben vista anche dai titolari delle masserie, di chi opera, lavora all'interno del territorio del parco. E nei giorni scorsi proprio i titolari di masseria Ottava Piccola e Osi San Giovanni Battista hanno segnalato la presenza di questi uccelli negli oliveti e nei seminativi del parco e quindi il bravo Enzo Suma è stato lì ad appostarsi per poter immortalare questi animali che comunque hanno continuato la loro rotta migratoria e quindi adesso loro si spostano verso il nord Europa, quindi per nidificare, poi se saremo fortunati le ritroveremo nel passo autunnale quando ritorneranno di nuovo in Africa. Adesso abbiamo visto le cicogne, quindi questo gruppo di 12 cicogne, fino a poco tempo fa invece in altre masserie, in altri oliveti del parco coltivati con metodi biologici, ecco questo è molto importante perché la conduzione sostenibile di questi terreni garantisce anche la presenza, la permanenza di questi animali, sono state avvistate invece delle gru a masseria Brancati, sono stati lì negli oliveti per una quindicina di giorni a fare compagnia sia ai titolari della masseria, ma anche tanti turisti, visitatori che vengono qui per vedere gli oliveti secolari. E l'anno scorso invece c'è stato un altro avvistamento molto interessante che è venuto da parte di un ornitologo molto bravo, Pietro Chiatante, di Martina Franca, che ha avvistato invece il piviere tortolino. Questo è un uccello che sverna in Africa, viene dal nord Europa, dalla Scandinavia e anche dalle zone più fredde della Russia. Ha trovato qui nel parco, ha trovato qui in questo lembo di territorio pugliese la sua
Africa. Questa è una specie anche interessante perché è il maschio in questo caso che cova le uova, mentre la femmina si procaccia il cibo, quindi fa il mammo. Insomma, sono tutte situazioni molto belle. Noi fa piacere anche che ci sia un gruppo di ragazzi, di giovani, che in questo contesto, sia di Ostuni, di Fasano, sta crescendo, e quindi troviamo sempre più appassionati di fotografia, come Enzo Suma, Piero Chiatante, ma anche tanti altri, e tanta gente che viene qui per visitare questo territorio proprio per questa sua originalità. Ed ora parliamo di sport, o meglio di strutture che ospitano gli incontri sportivi. L'assemblea delle società che partecipano al torneo di Lega 2 di basket ha deliberato la riduzione della capienza minima degli impianti da 2.500 a 2.000 posti a partire dalla prossima stagione 2012-2013. La decisione è stata assunta nel pomeriggio di ieri nel corso dell'assemblea che si è svolta a Bologna presso la sede della Lega 2. Alla riunione di tutte le società della seconda serie nazionale ha partecipato anche il sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella. Sono soddisfatto per la decisione dell'assemblea, dice Tanzarella. Ovviamente la riunione è stata preceduta da un lungo lavoro diplomatico ben condotto nelle scorse settimane dal rappresentante dell'Assi Ostuni, Renzo Vecchiato. In assemblea, dice ancora Tanzarella, ho evidenziato tutti i problemi degli enti locali e la maggior parte delle società hanno compreso. La decisione assume un valore enorme per il futuro del basket ostunese e per il ritorno della squadra sul parquet del Palasport della Città Bianca. Ci metteremo subito al lavoro, continua ancora il sindaco, e ci sono già delle idee sull'ampliamento dell'attuale struttura e la capienza minima di 2.000 posti ci consentirà di contenere la spesa. E chiudiamo il giornale con un altro, questo è veramente un servizio sportivo, riguarda un incontro nel campionato di Serie D. Il Martina deve subire le durissime decisioni del giudice sportivo che all'indomani del pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Grottaglie ha inflitto ben 4 giornate di squalifica allo stadio Tursi, decimando anche la squadra dopo le 4 espulsioni decise dal direttore di gara che hanno costretto i biancazzurri martinesi di mister Bitetto a terminare l'incontro in 8. Il servizio è da parte mia, un grazie per l'attenzione. Mano pesante del giudice sportivo sul Martina, le scorie lasciate dal direttore di gara, il signor Marinelli di Tivoli, all'indomani dell'arbitraggio, quantomeno discutibile, che ha condizionato l'incontro di domenica scorsa tra Martina e Grottaglie, un pareggio che è costato il primato in classifica al Martina a vantaggio della Sarnese, con ben 4 espulsioni ai danni della squadra biancazzurra, ha prodotto delle decisioni davvero molto pesanti ai danni della società. Letto il referto del direttore di gara, infatti il giudice ha inflitto 2.500 euro di multa e, cosa peggiore, ben 4 turni di squalifica allo stadio Tursi. Le prossime 4 gare interne dei biancazzurri quindi verranno giocate in campo neutro e a porte chiuse, il tutto per una serie di comportamenti e azioni sulle quali la società, in una nota, esprime le sue osservazioni critiche. Riguardo le squalifiche comminate ai calciatori espulsi, sono 2 i turni di stop per Mattioli, reo di aver proferito presunte espressioni ingiuriose al direttore di gara in seguito al gol del pareggio di De Tommaso. Una giornata di squalifica ai calciatori Basile, Scoppetta e Vitale. Per somma di ammonizioni, ai box anche Tundo per una giornata. In merito ai fatti di Martina Grottaglie, a quanto deciso dal giudice sportivo, la società interviene con questa nota emessa dalla dirigenza. La società, si legge nel comunicato, è esterrefatta da quanto riportato dal signor Marinelli di Tivoli all'interno del referto a fine gara. Quanto abbiamo potuto leggere sul comunicato del giudice sportivo è assolutamente incredibile e la società è pronta a ricorrere in merito alle decisioni assunte. Le circostanze descritte non corrispondono infatti assolutamente alla realtà dei fatti, secondo la società, e l'operato del direttore di gara, tanto letto, non può che definirsi fazioso e tale da falsare un torneo nel quale il Martina, sul campo e fuori dal campo, ha mostrato sempre massimo rispetto per l'avversario e civiltà. Intanto prosegue la preparazione in vista del match in trasferta di domenica prossima contro il Casarano, un match che si preannuncia estremamente delicato proprio per le tante assenze che inevitabilmente condizioneranno le scelte di formazione di mister Bitetto. Impegno delicato anche per il Brindisi in trasferta contro il Real Nocera. Nessun problema particolare di formazione per mister Maiuri, che punta alla vittoria per consolidare la posizione conquistata, nonostante il pareggio di domenica scorsa contro la Turris, nella griglia playoff. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it. Thank you.